Buonasera a tutti. Oggi rivediamo, continuiamo il discorso sulla ricorsione che avete introdotto ieri con il professor Corno. E in particolare, prima di iniziare, vorrei riguardare alcuni concetti base di Java, che anche se molto probabilmente li avete visti, è bene ripassare perché sono fondamentali nella ricorsione. In particolare, ci occuperemo del passaggio dei valori in Java quando chiamiamo una funzione, quindi passiamo dei valori ad un metodo, e del fatto che nelle liste ci siano i riferimenti degli oggetti e non gli oggetti stessi. Allora, iniziamo con Java is always passed by value. Sapete che nei linguaggi di programmazione la classica domanda che si fa è: questo linguaggio di programmazione è passed by value, passed by reference o cosa? Questo ci permette di capire se le variabili che vengono passate ad un metodo, una volta cambiate, questa modifica viene anche propagata al chiamante o meno. Ossia, ho un metodo, lo chiamo, passo una variabile, potrebbe essere un mio oggetto, faccio delle modifiche su questo oggetto, quando il metodo finisce, ritorno al chiamante, il chiamante capisce cosa è successo o no? Può vedere queste modifiche? Allora, la risposta è che Java passa sempre passa sempre i parametri per valore. Quindi fa una copia dei parametri, un po' come in C. Sfortunatamente è stata scelta una parola poco felice, che è reference, per indicare la locazione di un oggetto in memoria. E quindi quando si dice pass by value, in realtà viene passato la reference dell'oggetto, che viene copiata, e quindi a volte si dice pass by reference, ma non è il classico pass by reference come viene inteso tradizionalmente nei linguaggi di programmazione. Quindi quando chiamo un metodo e a questo metodo passo un oggetto, viene passato non l'oggetto stesso, ma la reference di quell'oggetto, quindi viene proprio copiata. Questo però fa sì che sia possibile modificare i campi di questo oggetto, le variabili di questo oggetto nella funzione chiamata, e questa modifica si propaghi nel chiamante. Vediamo adesso un esempio. Siamo nel main, creiamo un oggetto cane, quindi new dog max, e assegniamo un nome a questo cane che è Max. Chiamiamo la funzione foo, e passandogli come argomento a dog, quindi questa funzione non viene passato l'oggetto e dog, ma viene passato il riferimento di questo oggetto in memoria. Quindi il chiamato riceve il riferimento di dog, che è di. Nel chiamato si fa un confronto e si chiede: il nome è uguale a Max? Adesso vedremo la risposta. Viene assegnato un nuovo oggetto al posto del vecchio riferimento di, e poi si fa un altro controllo. Il nome è uguale a Fifi. Ritornando al chiamante, dopo al ritorno della funzione ci si chiede: ma il nome di questo cane è Max o Fifi? Allora, la risposta è che siccome viene passato per valore il riferimento dell'oggetto, quello che succede è, una volta chiamata la funzione, all'interno della funzione, se si fa l'equals di max, si vede che la risposta è true perché l'oggetto ricevuto da foo è quello inizializzato, quello creato nel main. Il nome era Max, quindi quando faccio il confronto, se è uguale a Max, la risposta è true. Nella funzione foo creo un nuovo oggetto e lo chiamo Fifi, che è un nuovo cane, lo chiamo Fifi. A questo punto faccio il controllo, ovviamente il nuovo nome sarà Fifi, però questo cambiamento non viene recepito dal chiamante, quindi dalla funzione main. Perché? Perché non sto modificando un campo dell'oggetto dog di, ma ne sto creando uno nuovo, sto creando un nuovo oggetto e lo sto assegnando a D, quindi sto cambiando il riferimento, quindi non è più il riferimento vecchio, lo sto proprio cambiando. È per questo che nel main non si modifica. Invece in questo esempio, cosa succede? All'interno della funzione foo, a differenza di prima, si setta un nuovo nome, quindi non viene più creato un nuovo oggetto, ma semplicemente si aggiorna il nome con Fifi. Prima era Max, adesso si chiama Fifi. A questo punto si fa il controllo, il nome è uguale a Fifi,
Ovviamente sì, perché l'ho appena aggiornato. E nel main cosa è successo? Emacs o è Fifi? La risposta è che sarà Fifi, perché a differenza di prima non ho creato un nuovo oggetto e l'ho segnato e quindi ho creato un nuovo riferimento, ma ho modificato un oggetto esistente. È tutto chiaro questo esempio? Lo sapevate già? Spero di sì. Avete domande? L'altro concetto che secondo me è molto importante ribadire è quello sulle liste, in generale sulle collection. Abbiamo visto che la lista è una collezione ordinata di elementi che contiene il riferimento degli oggetti, non l'oggetto stesso. Quindi se inserisco un oggetto in una lista e successivamente lo modifico, questa modifica sarà propagata anche all'oggetto puntato all'interno della lista. Questo funziona per tutti gli oggetti che però sono mutabili, perché in Java esiste tutta una classe di oggetti che sono, tutta una parte di oggetti che sono immutabili, come esempio le stringhe, ossia una volta creati, cosa significa immutabile? Una volta finita la fase di costruzione non è più possibile modificare il valore di quell'oggetto, ma per modificarlo devo creare un oggetto nuovo. Quindi ogni volta che creo una stringa e la modifico, sto creando una nuova stringa, non sto modificandola. La stringa creata precedentemente. In questo esempio, cosa vediamo? C'è una linked list. All'interno di questa linked list inserisco degli oggetti posizione che vengono creati a partire da due coordinate, x e y. Ad esempio, creo un oggetto posizione A con coordinate 2 e 3, un oggetto posizione B con coordinate 3 e 4. Le aggiungo alla lista tramite due add. Stampo la lista. Poi modifico il valore della x di A e la setto a 11, prima era a 2. Successivamente ristampo la lista. Che cosa mi aspetto? Che nella prima stampa vedrò 2, 3 e 3, 4, ossia gli oggetti che ho inserito. Successivamente ho modificato il valore della x dell'oggetto A, quindi i nuovi oggetti stampati saranno 11, 3 e 3, 4. Appunto perché nella lista non viene copiato l'oggetto, viene copiato semplicemente il riferimento dell'oggetto. Sia che sia una linked list, che sia una array list o una collection, funzionano più o meno tutte uguali. Diverso però quando invece utilizzo gli oggetti immutabili, come ad esempio le stringhe. In questo caso creo due stringhe, la stringa foo e la stringa bar, le inserisco all'interno di un array list che contiene stringhe, successivamente modifico l'oggetto foo e dico che l'oggetto foo punta a foo2, però questo non vuol dire che viene modificata la stringa precedentemente memorizzata all'interno di foo, vuol dire che viene creata una nuova stringa che si chiama foo2 e viene assegnata a foo, quindi foo semplicemente contiene un nuovo riferimento che non è più alla vecchia stringa foo ma è alla nuova stringa foo2. Se quindi stampo qual è il contenuto della lista get 0 otterrò foo, che è la vecchia stringa che ho inserito, perché quella nuova semplicemente l'ho creata, l'ho segnata foo, ma non c'entra nulla con quella della lista. E tutto questo perché le stringhe sono immutabili, ossia una volta che ho creato la stringa foo o la stringa bar, non posso più modificare la stringa stessa, posso ovviamente cambiare l'assegnazione della variabile foo o della variabile bar, ma non posso modificarne il contenuto. Avete domande su questa parte? Ok, adesso iniziamo con la parte decisamente più divertente, che è quella dell'esercizio sulla ricorsione del quadrato magico. Allora, cos'è un quadrato magico? Un quadrato magico è una griglia di dimensione n per n, dove n è la grandezza di ciascun lato del quadrato, che deve essere riempito con dei numeri che vanno da 1 a n quadro e devono essere disposti in modo tale che la somma di ciascuna riga e ciascuna colonna e della diagonale principale e secondaria sia uguale. Il valore per cui deve essere uguale si chiama, il valore di somma si chiama costante magica. Il quadrato magico è stato ampiamente studiato in letteratura e la costante magica è n che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2. Il motivo per cui è che la serie 1, 2, 3, 4 fino a n quadro ha come somma n al quadrato che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2, ma poiché
abbiamo n righe, n colonne, viene diviso per n, quindi alla fine la costante magica è n che moltiplica n al quadrato più 1 diviso 2. Sappiamo qual è la costante quindi magica per diverse dimensioni. Sono stati proposti in letteratura diverse metodologie per costruire il quadrato magico con dei metodi esatti, quindi senza dover ricorrere a tecniche esaustive o comunque di ottimizzazione, ma noi non ci occuperemo di queste perché adotteremo l'approccio ricorsivo che ci permetterà di analizzare quasi tutto lo spazio delle soluzioni e scegliere poi la soluzione che ci interessa, ossia quella che soddisfa il criterio della somma. È chiaro? Se non è chiaro qualcosa, interrompetemi perché è abbastanza importante che tutte le parti siano chiare. Quindi, come funziona? Come possiamo risolvere questo problema? Abbiamo un quadrato inizialmente vuoto, consideriamo il quadrato 3x3, perché è la dimensione minima che ha senso analizzare, perché per la 2x2 mi sembra che non ci sia soluzione. Quindi abbiamo un quadrato vuoto, una griglia vuota, iniziamo ad inserire nella prima posizione libera, che è quella in alto a sinistra, un numero, ad esempio il numero 1. Poi ad ogni passo della ricorsione inseriamo dei nuovi numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino ad arrivare al passo 9 dove l'intera griglia sarà completa. Quindi questo è l'approccio che otterremo. Ad ogni passo della ricorsione inseriremo un nuovo numero all'interno della griglia. Alla fine, quando avremo una soluzione, ci interessa capire se questa soluzione è sensata o meno. È una soluzione per il problema. Come facciamo a capirlo? Dobbiamo sommare tutte le righe. Vedete le frecce rosse? In questo caso la somma fa 6, 15, 24. Tutte le colonne che sono le frecce blu, 12, 15, 18, tutte la diagonale principale e la diagonale secondaria, però vediamo che in tutti questi casi le somme sono diverse, a parte la riga centrale, la diagonale, la colonna centrale, tutte le altre somme sono sbagliate, perché noi sappiamo che la costante magica per una griglia 3x3 è 15. Quindi assolutamente questa non è la soluzione del problema del quadrato magico, è una possibile configurazione della griglia, una di quelle che di sicuro andremo ad analizzare. Quindi di sicuro ha fallito tutti i test, non è la soluzione del problema, dobbiamo analizzarne delle altre. Ogni problema può essere risolto sia con la soluzione iterativa che con la soluzione ricorsiva, quindi ogni problema ricorsivo può anche essere risolto con la soluzione iterativa, ma tipicamente la soluzione ricorsiva è più compatta, più semplice da capire, anche se è un pochino più lenta da eseguire. Più che altro il vero vantaggio di tutte le soluzioni ricorsive è quello di avere la stessa struttura, quindi perlomeno nella maggioranza dei problemi che vedremo la soluzione di problemi ricorsivi avrà la stessa struttura del programma. Quindi una volta capita qual è la struttura generale, si tratterà soltanto di applicare le modifiche necessarie per lo specifico programma, con poca difficoltà, direi anche. Quindi, quello che consiglio è seguire una serie di passi, appunto perché tutti i problemi ricorsivi che vedremo più o meno hanno la stessa struttura, conviene estrarre uno schema di base e ogni volta ricondursi a questo. All'inizio, piuttosto che buttarsi subito sul codice, conviene cercare di capire bene il problema nei dettagli. E secondo me un ottimo modo per farlo è rispondere a queste domande. Ossia, la prima, come imposto in generale la ricorsione? Molto semplice, ad ogni passo inserisco un numero scelto tra 1, 2 fino a n al quadrato, dove n è la dimensione, dove lo inserisco nella prima casella libera. Considerando che la prima casella libera è quella in alto, se il quadrato è vuoto, la prima casella libera è quella in alto a sinistra, poi si completa la prima riga, poi si passa alla seconda e poi successivamente alla terza. Quindi lo si completa in modo ordinato. Quindi la mia funzione, quello che deve fare è semplicemente inserisce un numero e poi delega l'inserzione del passo successivo alla seconda, ad una successiva chiamata. Sapete che l'approccio ricorsivo,
ha alla base l'approccio divide et impera, quindi ho un problema grosso, lo suddivido nei suoi elementi di base, risolvo i suoi elementi di base e poi richiamo la stessa funzione che risolve un altro elemento, quindi ogni volta risolve un problema sempre più piccolo. In questo caso il più piccolo problema da risolvere è quello di inserire il numero nella casella. Quale numero? Direi tutti i numeri. Semplicemente devo provare uno alla volta a inserire tutti i numeri possibili in ogni casella. Quindi cosa rappresenta il livello? Avete visto che la ricorsione ha un livello. Questo livello non è nient'altro che la profondità dell'albero binario che si va a creare, perché ogni volta, sui tipi di problemi che vediamo noi, ogni volta che chiamo nuovamente la funzione, crea un nuovo livello, e questo livello corrisponde al fatto che nei computer c'è lo stack, che è quella zona di memoria dove vengono salvate le variabili locali relative ad una funzione. Ogni volta che richiamo una funzione viene creato un nuovo livello all'interno dello stack, è per questo che si parla di livelli. E questo corrisponde anche al livello dell'albero binario che si viene a creare, perché o dell'albero binario o dell'albero più in generale di qualsiasi grado, perché ad ogni livello devo fare una scelta. Più scelte ho, più rami posso prendere all'interno di questo albero. Comunque, pian piano vediamo tutto. Cosa rappresenta il livello iesimo? Il livello iesimo rappresenta la iesima casella del quadrato. Quindi ogni volta che richiamo la funzione ricorsiva, la richiamo su una casella diversa dalla griglia, in modo da partire dalla prima fino all'ultima. Qual è il livello massimo? È n al quadrato, ossia l'ultima casella. Come è fatta una soluzione parziale? Una soluzione parziale, quindi a livello iesimo, cosa mi aspetto di trovare? Mi aspetto una griglia parzialmente riempita. Riempita fino a dove? Riempita fino alla casella iesima, perché a livello iesimo devo riempire la casella iesima. Quindi se sono a livello iesimo vuol dire che tutte quelle prima, tutte le caselle precedenti sono già state completate. E come è fatta una soluzione completa? Abbiamo detto che l'ultimo livello possibile è n al quadrato corrisponde alla casella in basso a destra, quindi vuol dire che un quadrato completo ha tutti i numeri che vanno da 1 fino a n al quadrato. In questo caso li ho disposti in ordine crescente, ma non è detto che la soluzione sia questa, anzi abbiamo visto che una configurazione del genere è proprio errata perché non soddisfa il requisito minimo. Un'altra domanda molto importante: come inizio la ricorsione? Cosa succede a livello 0? A livello 0 il quadrato è vuoto, quindi la prima cosa che devo fare è selezionare la prima casella e inserire qualcosa all'interno di essa. Come passo da una soluzione parziale a quella successiva? Ossia, come genero la soluzione parziale più 1 a partire dalla soluzione parziale? Ossia, sono a livello iesimo, trovo questa griglia che è parzialmente piena. Il livello mi identifica la casella della griglia nella quale devo inserire un nuovo numero. Cosa devo fare? Faccio un ciclo for, perché so che devo inserire tutti i numeri che vanno da 1 fino a n al quadrato. All'interno di questo ciclo, diciamo che il primo numero è 0, all'interno di questo ciclo devo controllare se questo numero è già presente nella griglia, perché la griglia ha n al quadrato posizioni. Devo inserire n al quadrato numeri, è ovvio che questi numeri non possono essere ripetuti. Quindi se quel numero è già presente all'interno della griglia non è un buon candidato e lo salto. Se invece è un buon candidato, perché il numero non è già presente nella griglia, allora posso aggiungerlo. E questo mi rappresenta l'unico passo che devo fare all'interno di ogni livello. È estremamente semplice. Quindi itero su tutti i possibili candidati, si fa sempre così. Si itera sempre su tutti i possibili candidati, verifico una qualche condizione, in questo caso c'era da verificare una condizione, ma in altri casi non c'è nulla da verificare, posso direttamente lanciarmi nella ricorsione. Quindi in questo caso verifico una condizione, aggiungo il nuovo elemento alla soluzione parziale e poi richiamo la ricorsione al livello successivo. Data una soluzione parziale, come faccio a sapere se questa soluzione è valida? Molto semplice, una soluzione parziale in questo specifico problema non è una soluzione valida. Ci sono altri casi in cui una soluzione parziale è una soluzione valida del problema, in questo caso no, perché l'unica soluzione che ci interessa è quella in cui l'unica
potenziale soluzione da valutare è quella in cui la griglia è completa. Se non è completa non mi interessa, non la posso valutare. Dato invece una soluzione completa, quindi una griglia completa, come faccio a sapere se questa soluzione è valida? Molto semplice, devo calcolare la somma delle righe, delle colonne, dalla diagonale principale e secondaria e confrontare tutte queste somme con magic number. Se la somma non, se i due numeri non coincidono, semplicemente la soluzione completa non è una soluzione del mio problema. Ultima domanda, cosa devo fare con le soluzioni complete? Perché ci sono diversi casi, cioè sono i casi in cui semplicemente mi interessa sapere quante soluzioni un problema ha e quindi io semplicemente mi limito a contarle. Potrei essere interessato soltanto alla prima soluzione del problema, quindi appena ne trovo una mi fermo e interrompo la ricorsione. Ultima possibilità, le genero e le memorizzo tutte, perché sono interessato a tutte le soluzioni del problema e questo dipende un po' da come vogliamo affrontare questo problema. Vedremo, direi che possiamo vederle tutte e tre con le varie sfaccettature necessarie per calcolarle. Quindi quello che queste domande vi dovrebbero aiutare a fare è cercare di capire come un problema complesso, che potrebbe sembrare complesso, può essere diviso in tanti piccoli pezzettini, e quindi quello che poi si fa è programmare ciascun singolo pezzettino senza più preoccuparsi del problema iniziale tutto complesso, e poi si uniscono questi secondo uno schema che forniamo. Abbiamo ancora qualche domanda di carattere più tecnico, ossia dobbiamo programmare, quindi dobbiamo scegliere quali sono le strutture per memorizzare la soluzione e memorizzare il livello della ricorsione. In particolare, in questo caso ho una griglia. Come faccio a memorizzare la soluzione parziale o completa che sia? La prima possibilità è una griglia, quindi potrei utilizzare la classica matrice stile C, che in Java si dichiara con int aperta quadra, chiusa quadra, aperta quadra, chiusa quadra. Oppure, in alternativa, siccome qualsiasi matrice può essere ricondotta ad un array, potrei utilizzare il classico array statico di Java, quindi int aperta quadra chiusa quadra. Però siccome siamo in Java e quindi vorremmo sfruttare la potenza al massimo la potenza del linguaggio oggetti, decidiamo di utilizzare un array list, perché in fondo l'array, come ho detto, non è nient'altro che una matrice in cui tutte le righe si trovano una di fianco all'altra, e perché l'array list comunque fornisce tutta una serie di metodi che ci potrebbero interessare e ci risparmiano del codice. Quindi cerchiamo sempre di sfruttare al massimo quello che il linguaggio ci fornisce. Qual è la struttura dati per memorizzare lo stato della ricerca della ricorsione? Ossia, qual è il famoso livello? Come faccio a memorizzare questo livello? Beh, la cosa più semplice che utilizzeremo praticamente in tutti i programmi è una variabile intera che chiameremo step, per semplicità, step e passo. Quindi, qual è lo scheletro? Questo è lo scheletro del codice che è alla base di quasi tutte le funzioni, direi di tutte le funzioni ricorsive che vedremo. Quindi quando avete un problema ricorsivo, dopo aver risposto a tutte le varie domande che vi ho fatto vedere prima, dovete chiedervi come faccio a completare questo schemino. Lo potete copiare nel codice, in Eclipse, e cercare di completarlo. In particolare ci sono 5 sezioni, direi, A, B, C, D, E, e sono numerate a partire dall'ordine con cui potete affrontarle. In particolare, partiamo dalla A. In ciascuna funzione ricorsiva bisogna identificare la condizione di terminazione, perché se non identifichiamo la condizione di terminazione succede che continua a richiamare la stessa funzione infinite volte, fino a quando poi la dimensione dello stack non si esaurisce e quindi avrò una stack exception, stack overflow exception o qualcosa del genere. Quindi qual è la condizione di terminazione nel nostro caso? La condizione di terminazione, abbiamo detto che il massimo livello è n al quadrato, quindi semplicemente devo fare un controllo sul livello, perché il livello coincide con la casella della matrice che sto andando a riempire. Quindi quando sono arrivato all'ultima casella mi devo fermare, devo valutare la soluzione. Quindi la condizione di terminazione non è nient'altro che il controllo su step uguale uguale a dimensione
n al quadrato, dimensione al quadrato. E in questo do something cosa devo fare? Perché sono nella condizione di terminazione, vuol dire che lì vado a finire se sono arrivato al fondo nell'ultimo livello del mio albero. Cosa devo fare? Devo fare qualcosa perché devo valutare tipicamente la mia soluzione. E se non devo valutarla perché so già che qualsiasi soluzione proposta è valida, allora la devo salvare da qualche parte. Quindi quel do something è molto generico. Nel nostro caso, quando abbiamo una soluzione completa, quindi quando abbiamo una griglia completa, dobbiamo valutarlo, cioè dobbiamo calcolare la somma delle righe, delle colonne, della diagonale principale e secondaria e vedere se coincide con la famosa costante magica. Subito dopo c'è un return. Perché? Perché non devo andare avanti, sono nella condizione di terminazione, non devo più andare avanti, perché se andassi avanti richiamerei la stessa funzione. Quindi faccio return perché in questo modo la funzione termina e si passa al livello precedente. Al livello precedente dello stack. Molto semplice, quindi. Secondo passo è generare una nuova soluzione parziale. Questo l'abbiamo visto come funziona, c'è il famoso ciclo for. Nel ciclo for cosa facciamo? Iteriamo su tutti i possibili valori che inseriamo in quella casella. I valori sono 9, quindi da 1 a 9, perché ad esempio utilizziamo come dimensione 3, come n3. Quindi itero, faccio un ciclo per i che va da 0, i minore di 9, i più più, e nel generare una nuova soluzione parziale semplicemente aggiungo alla mia matrice, al mio array, nella posizione iesima, dove iesima è identificato da level, ma abbiamo detto che possiamo chiamarlo step. Quindi nella posizione step della matrice, o dell'array che sia, inserisco questa nuova, questo nuovo numero. A questo punto chiamo la funzione ricorsiva. A volte, prima di chiamare la funzione ricorsiva, è necessario applicare un filtro. Un esempio di questo tipo credo che l'abbiate visto ieri nello zaino, ossia prima di chiamare la funzione ricorsiva dello zaino mi chiedevo, ma il componente che ho aggiunto non supera il peso massimo che lo zaino può sopportare? O qualcosa del genere, avete visto ieri. Quindi avete visto una condizione di filtro. In questo caso la condizione di filtro prima della ricorsione non c'è. In realtà c'è, però la spostiamo un pochino sopra. Perché vediamo che questo è lo scheletro generale, poi si possono apportare delle piccole modifiche che non rompono lo schema, purché ci siamo accorti a farle correttamente. Ossia, quello che potrei fare è inserire un nuovo numero all'interno del quadrato, quindi lo inserisco veramente, poi mi chiedo: ha senso? Se ha senso, allora chiamo la funzione ricorsiva. Se non ha senso, lo tolgo. Oppure potrei spostare il filtro all'esterno e dire: ha senso che aggiunga qualcosa? Sì, no. Se ha senso che lo aggiunga, allora lo aggiungo. Poi chiamo la funzione ricorsiva e in caso poi lo tolgo. Quindi, in base a dove mettiamo il filtro, se lo mettiamo all'esterno o lo mettiamo all'interno, se lo mettiamo all'esterno devo mettere sia B e D all'interno del filtro, se lo mettiamo all'interno lo lascio così, ossia aggiungo, filtro, tolgo. Questa è una regoletta base che va sempre applicata, molto semplice. Quindi qual è il filtro? Nel nostro caso controllare se un numero è già inserito nella nostra griglia, perché non voglio inserire numeri duplicati. Se il filtro Se si passa alla condizione di filtro, allora chiamo la funzione ricorsiva. Poiché questo è un algoritmo in cui dobbiamo usare il backtrack. Cos'è il backtrack? Il backtrack significa: ho fatto una decisione, questa decisione ha portato ad una serie di, ha avuto delle conseguenze, ossia ho scelto di mettere 1 nella prima casella, quindi vuol dire che tutte le soluzioni successive avevano 1, tutte le soluzioni successive ai vari livelli avevano 1 nella prima casella. Però mettere 1 nella prima casella non è stata una scelta furba. Per cui tutto questo ramo dell'albero non ha provato nessuna soluzione. Cos'è il backtrack? È un tornare sui propri passi e dire: ok, hai fatto una scelta, non era quella giusta, facciamone un'altra. Quindi il backtrack è un tornare indietro. Se nella B avevo inserito qualcosa, nella D tolgo qualcosa. In questo caso
quello che avevo inserito era un numero nel B, quindi nel punto D lo tolgo. Come dicevo, se invece decido di mettere il filtro subito dopo il for, B e D vanno all'interno del filtro, sempre prima e dopo la funzione ricorsiva, ma non posso mettere B o D dentro il filtro e lasciare l'altra fuori, devono sempre stare o entrambe dentro o entrambe fuori, sempre uno prima della funzione ricorsiva, sempre l'altro dopo la funzione ricorsiva. Ci sono alcuni casi particolari in cui è necessario eseguire sempre delle istruzioni, indipendentemente dal punto in cui mi trovo, indipendentemente se la soluzione che ho potrebbe essere, indipendentemente se il livello mi determina una soluzione del problema. E questo è il famoso do always nel punto E, quindi sono una sequenza di istruzioni che vengono eseguite sempre. Vedremo un esempio più avanti in un laboratorio dove proverete a risolvere Razzle, che è il gioco, in cui eseguirete delle istruzioni in ogni passo della funzione ricorsiva. In questo caso però la funzione ricorsiva è abbastanza semplice, quindi è vuoto. Quindi come ultima cosa abbiamo identificato i vari blocchetti, adesso possiamo riempire questo schema. Quindi quando domani andrete in laboratorio e farete, mi sembra, gli anagrammi, quindi dovrete calcolare tutti gli anagrammi delle parole, quello che vi consiglio veramente di fare è, uno, provare a rispondere a tutte le domande che abbiamo visto prima e cercare veramente di riflettere per capire tutto, capire se veramente le risposte hanno senso. Secondo, pensare a questo schema e cercare di riempire ciascun blocchetto di questo schema. Solo a quel punto, solo dopo che ne avete discusso, che siete certi di quello che avete detto, potete iniziare a scrivere codice. Perché quello che vi assicuro è che se non avete capito qualche parte di questo processo, di sicuro il codice che scriverete non funzionerà. Invece, se l'avete capito e avete risposto a ciascuna parte, molto probabilmente scriverete un codice che funzionerà al primo colpo. Quindi, avendo risposto a tutte le domande, direi che possiamo buttarci sul codice. Avete delle domande circa quello spiegato finora? Quindi direi di creare un nuovo progetto, JavaFX. Mettiamo come package il solito it.polito.tdp. Punto quadrato magico. Scegliamo fxml. Lo chiamiamo square controller. In realtà adesso direi lasciamo perdere la parte più grafica, quindi la parte di FXML, anche perché ormai credo che l'abbiate capita molto bene, direi concentriamoci sul model. Cerchiamo di capire al meglio tutte le possibili soluzioni ricorsive di questo esercizio. Poi lasciamo sì, ad una seconda volta la creazione dell'interfaccia grafica per collegarci al model. Quindi creiamo un nuovo package, it.polito, tdp quadrato magico.model. Creiamo una nuova classe che chiamiamo model. E poi fin da subito direi di creare anche una nuova classe che chiamiamo testModel,
dove però creiamo già anche il metodo main. Questo perché? Perché in fondo il test model non è nient'altro che un controller senza l'interazione dell'utente. Quindi questo test model potrebbe essere sostituito dal controller se l'interfaccia grafica fosse implementata. Allora, cerchiamo di avere un approccio top down, il più possibile top down. Quindi abbiamo questo grosso problema, cerchiamo di risolverlo senza occuparci subito di tutti i dettagli. La prima cosa che voglio definire è un'interfaccia con cui chiamare il mio model. Quindi, ad esempio, sono interessato ad una funzione, quindi creo un oggetto model, model m, model model uguale new model. Poi del model vorrei un metodo che, data una dimensione, ad esempio 3, mi restituisse tutte le possibili soluzioni, quindi tutti i possibili quadrati per quella dimensione, tutti i possibili quadrati magici. Quindi model.find magic squares e gli passiamo una dimensione 3. Come vorrei che mi restituisse questi valori? Allora, abbiamo detto che la struttura dati che noi utilizziamo è un array list. Perché un array list? Perché è quello che Java ci fornisce di più simile ad una lista, scusate, ad un array, perché l'array a sua volta ha una corrispondenza quasi uno a uno con una matrice, perché non è nient'altro che una matrice in cui tutte le righe sono messe una di fianco all'altra piuttosto che essere incolonnate. Se avete qualsiasi dubbio, perché dico qualcosa che ritengo scontato ma che in realtà non è, fermatevi veramente senza alcun problema. Però è brutto che mi venga restituito direttamente una lista che in realtà rappresenta un quadrato. Sarei più interessato ad ottenere una lista di oggetti quadrato, che poi al loro interno contengono una lista e tutti gli altri metodi necessari per gestire il quadrato magico. Quindi quello che potrei farmi restituire è un list di square che chiamo solutions, che è quello che mi restituisce questo metodo find magic squares. Quindi andiamo a implementare questi metodi. In particolare, nel model devo definire un metodo di questo tipo, quindi public list square find magic squares che accetta una dimensione sotto forma di intero. Poi devo crearmi anche una nuova classe che chiamo square, che rappresenta il mio quadrato. Quindi importiamo i vari Java util. Adesso ho scritto return null giusto perché non ci siano problemi. Quindi cosa succede all'interno del mio find magic squares? Cosa vorrei? Vorrei creare innanzitutto l'oggetto quadrato di dimensione dim, chiamare la funzione ricorsiva su questo oggetto quadrato e poi ritornare tutte le soluzioni possibili. Quindi devo fare tre cose. Uno, creo un oggetto square, chiamo la funzione ricorsiva, in ultimo ritorno tutte le soluzioni trovate. Come faccio a salvare le varie soluzioni? List, square,
solutions uguale null. Ogni volta, quindi creo semplicemente una variabile che può contenere il riferimento ad una lista, che è solutions, ogni volta che entro in questo metodo, la prima cosa che faccio è, a partire da questa variabile, creare una nuova lista, quindi new array list di square, che ovviamente sarà vuota, e se trovo qualche soluzione andrò a inserirle. Perché la dichiaro globalmente, ma poi la inizializzo all'interno di questo metodo? La dichiaro globalmente all'interno della classe model perché vorrei che la funzione ricorsiva, che non viene implementata all'interno di find magic square, possa accedere a questa variabile perché deve aggiungere le soluzioni alla lista. La inizializzo però ogni volta che entra una funzione find magic squares, perché ogni volta voglio cancellare tutte le soluzioni da zero. Potrei sì utilizzare il metodo clear se fosse piena, in caso cancellarla, però mi conviene ogni volta creare una nuova, è più semplice, il codice è più semplice, è più compatto. Quindi quello che devo ritornare è semplicemente return solutions. Importo anche java util array list. Come detto, la prima cosa è creare un oggetto square, quindi square s uguale new, cerchiamo di essere un po' più meno concisi, square square uguale new square, gli passiamo dim. Allora, questo vuol dire che adesso devo occuparmi del costruttore di questo oggetto. Quindi vado nella classe square, abbiamo detto che come struttura dati abbiamo deciso di utilizzare un array list, quindi una lista come struttura dati per la mia griglia. Quindi scrivo list di integer, perché inserisco degli interi, griglia uguale null e importo list. Poi vi creo un costruttore public square int dimension e dico griglia uguale new array list integer di integer e importo anche array list. Visto che ci sono, potrei anche decidere di salvare localmente la dimensione n. Quindi creo una variabile int n che non è nient'altro che la dimensione del mio quadrato, quindi dis.n uguale a dimension, aggiungiamo anche dis.griglia giusto per essere coerenti. Fin qua tutto chiaro? Quindi ritorniamo nel model. Abbiamo creato l'array dove mettere le soluzioni, abbiamo creato l'oggetto square, adesso devo chiamare la funzione ricorsiva. Molto semplice, recursive, cosa gli passo? Square e 0. Anzi, per essere più chiari direi int step uguale 0. Quali sono i parametri che devo passare alla funzione ricorsiva? Se torniamo al nostro esempio di codice, vediamo che la funzione ricorsiva riceve una serie di parametri, il cui numero è variabile, e di sicuro riceve sempre level. Level, step, i, non sono nient'altro che sinonimi per rappresentare la conoscenza del livello di ricorsione a cui mi trovo. Questo in tutte le funzioni ricorsive che noi utilizzeremo c'è sempre, quindi ricordatevi sempre di mettere questo parametro.
Ci sono una serie variabile di parametri. Quali sono? Sono di sicuro la soluzione parziale. Magari la soluzione parziale può essere salvata in una sola struttura dati, magari in più di una. Quindi per questo il numero è variabile. E magari anche la soluzione è quella definitiva, quindi è una soluzione accettabile. Potrebbe essere salvata in una struttura dati che passa ogni volta la funzione ricorsiva. In questo caso ho deciso di salvarla in una variabile globale, quindi una struttura dati che ha visibilità globale, ma avrei potuto benissimo aggiungere solutions alla firma, qui alla signature del metodo recursive. Quindi sono scelte un po' di programmazione. Questa è ragionevole perché vorrei cercare di limitare il più possibile i parametri che vengono dati alla funzione ricorsiva, giusto per tenere il più semplice possibile. Che cosa mi ritorna la funzione ricorsiva? In questo caso non mi ritorna niente. Non mi ritorna niente perché intanto tutte le soluzioni salvate vengono salvate all'interno di solutions. Tutte le soluzioni che trovo man mano le salvo all'interno di solutions. Ci sono alcuni casi in cui invece la funzione ricorsiva deve ritornare un sì, no, tipo soluzione trovata, soluzione non trovata, quindi un boolean. Ci sono altri casi in cui invece ritorna una sola soluzione. Nel caso in cui ritorni una sola soluzione, posso scegliere continuare a utilizzare una variabile globale oppure farla ritornare alla funzione ricorsiva. Dipende, non ci sono grosse differenze, neanche in termini di prestazioni, direi. In generale, più parametri si hanno, più memoria si occupa, ma diciamo che non è un parametro che vi dovrebbe interessare più di tanto. Quindi, public. Void, anzi direi private, void recursive, square int step. Quindi questa è la signature del metodo ricorsivo, molto semplice. Vediamo adesso cosa fare. Una cosa che potremmo fare è copiare questa struttura e cercare di completarla. Quindi focalizziamoci, quello che sto cercando di fare è proprio seguire il più possibile l'approccio top-down, ossia non occuparmi di dettagli fino a quando non è proprio necessario. In questo modo sono sicuro di creare soltanto le funzioni di cui ho bisogno, senza creare nulla di inutile. Allora, la prima cosa ci dice, condizione di terminazione. Quindi, condizione di terminazione. Chi mi ricorda qual è la condizione di terminazione? Tanto l'ho detta 10 volte, credo, ormai l'avete capita. Qual è? Esatto. Quindi, se step uguale square.n2. Magari get. Quindi ho bisogno dall'oggetto square sapere qual è la sua dimensione. Do something. Quindi vado nell'oggetto square, creo un int n2 e quindi nel costruttore scrivo this.n2 uguale n per n. E poi creo un getter per la variabile n2, quindi public get int get n2 return n2. Quindi se lo step è uguale, potrei anche scrivere maggiore uguale. Scriviamolo giusto per completezza, anche se non dovrebbe essere necessario.
Quindi se step è maggiore o uguale di n2, cosa devo fare? Quindi sono arrivato ad avere una griglia completa. Cosa devo fare adesso? Devo valutarla. Quindi valuto, quindi il do something significa valuto la mia soluzione, la soluzione trovata, diciamo. La soluzione qual è? Square, perché ogni volta richiamo la funzione ricorsiva con due parametri, che sono square e step. Step viene incrementato 1 e square è la soluzione parziale che man mano diventa completa. In questo caso, siccome sono arrivato alla condizione di terminazione, quindi ad avere step uguale a n quadro, la soluzione parziale è diventata completa. E quindi ha senso valutarla. E quindi ha senso che chiami square.check magic constant. If, quindi se sono interessato a mettere un if perché voglio sapere se supera questo check, allora questo vuol dire che devo aggiungere lo square attuale alle solutions, quindi solutions.add square. Poi vi ricordate, siccome sono nella condizione di terminazione, quello che devo sempre fare è mettere l'istruzione return al fondo, perché non devo andare oltre. Sia che il quadrato abbia soddisfatto tutti i miei criteri, che in questo caso sono la somma delle varie righe e colonne, sia che non l'abbia fatto, quindi sia che non sia una soluzione corretta, non posso più andare avanti su questo fronte, perché ho già un quadrato completo, ho già una griglia completa, non ci sono più posti vuoti dove inserire nuovi numeri. Devo per forza tornare indietro, eliminare uno alla volta questi numeri e provare con altri. Quindi, quello che adesso posso fare è implementare questo metodo check magic constant. In realtà, siccome è un pochino complicato, lo facciamo dopo e continuiamo sulla funzione ricorsiva, perché altrimenti poi ci perdiamo. Quindi dopo il punto A devo implementare, diciamo che tutti gli algoritmi ricorsivi, tutte le funzioni ricorsive sono suddivise in due o tre parti. Tre parti se c'è il do always, altrimenti due parti che sono la condizione di terminazione e la generazione di un nuovo candidato. La condizione di terminazione l'abbiamo fatta, adesso ci dobbiamo occupare della generazione di un nuovo candidato, di una nuova soluzione candidata. Come faccio? Tutti quanti hanno un ciclo, hanno un qualche tipo di ciclo, un for o while. Cosa devo mettere in questo ciclo? Allora, ricordiamoci che siamo a livello iesimo, in questo caso siamo a livello 0, ma potremmo essere a livello iesimo se step fosse diverso da 0. Quello che devo fare è domandarmi cosa devo mettere in questa griglia nella posizione step, perché alla fine il livello non è nient'altro che la posizione, siccome parte da 0, l'array parte da 0, livello 0 vuol dire posizione 0 della matrice. Cosa devo inserire in questa posizione 0? Tutti i numeri che vanno da 1 a n quadro. Ovviamente non è che li inserisco tutti insieme, li inserisco uno alla volta, parto con uno. Quindi faccio una scelta, ad ogni passo faccio una scelta e poi richiamo la funzione ricorsiva affinché continui su questo cammino che è stato determinato da una serie di scelte, in questo caso dal solo mettere uno nella prima cella, ma al secondo passo sarà mettere 1, 2, 3, 4, eccetera. Quindi faccio un ciclo for int i uguale a 0, scusate, uguale a 1 perché i numeri vanno da 1 a n quadro, i minore di square get n2, in realtà minore uguale perché deve essere anche uguale al quadrato, int più più. Questo mi permette di ottenere tutti i numeri che vanno da 1, scusate, i più più, tutti i numeri che vanno da 1 fino a 9, se la dimensione è 3. Poi avevamo detto, di sicuro devo aggiungere, devo richiamare la funzione ricorsiva,
devo togliere, perché queste sono le istruzioni B, C e D. Quindi scriviamole. Square.add i recursive square step più 1 square.remove i. Teoricamente questo codice qua già dovrebbe, se non abbiamo fatto errori, dovrebbe già darmi delle soluzioni. Il problema qual è? È che è estremamente inefficiente, già la ricorsione è inefficiente come sistema perché esploro tutto lo spazio delle soluzioni. Quindi la ricorsione funziona, può essere applicata soltanto se la dimensione del problema è piccolo, perché in questo caso abbiamo una matrice 3x3, quindi 9 numeri, avrò 9 livelli di ricorsione. Però se avessi una matrice, non so, 9x9, avrei 81 livelli di ricorsione, l'albero generato sarebbe estremamente grosso e molto probabilmente non potrei eseguirlo su nessuno dei nostri computer. Quindi la ricorsione si applica a problemi di piccole e medie dimensioni, a meno che non applichi delle condizioni di filtro così vincolanti da permettere di eliminare diversi rami dell'albero. Quindi appena inizio a esplorare un albero, un ramo dell'albero, posso subito capire se ha senso continuare a esplorarlo oppure se terminare l'esplorazione e scegliere un altro path, un altro percorso. Fino ad ora quindi vi è tutto chiaro? Avete dei dubbi? Qualcosa che non avete capito? No, sembrerebbe chiaro. Qual è il problema? Dicevo che è estremamente inefficiente perché inserisco tutti i numeri, ma li inserisco anche come duplicati, ossia se ho inserito nella prima casella un 1, nella seconda casella posso, con il codice così scritto come adesso, potrei di nuovo inserire 1. Ha senso questo? No. Quindi cerchiamo di diminuire un po' la dimensione di questo albero, non permettiamo di inserire duplicati. Quindi qui possiamo mettere un bellissimo filtro if square dot contains i, quindi se già lo contiene, in realtà siamo interessati al contrario dell'informazione, cioè se non lo contiene, quindi ci mettiamo un punto esclamativo di fronte, se non lo contiene ha senso che inserisca il numero corrente, quindi l'i corrente. Solo se non lo contiene ha senso che lo inserisca. Se già lo contiene non ha senso. Come dicevo, questo if potrei metterlo in due posizioni. Secondo me questa è la posizione migliore in questo problema. Ce ne sono un'altra possibilità, era quello di metterlo qui. Però devo fare attenzione che, come dicevo, le istruzioni add e remove devono essere esterne all'if, perché altrimenti cambia la logica del programma. Quindi o l'if lo metto all'interno, l'istruzione add e remove all'esterno, o all'esterno come l'ho messo prima, e sia add e remove sono all'interno. Cioè devono essere simmetriche rispetto all'if. Questo perché? Perché se aggiungo, con la stessa logica con cui aggiungo, devo poter rimuovere. Se invece c'è un if di mezzo vuol dire che c'è qualche variabile che potrebbe far cambiare la logica e quindi che potrebbe far sì che qualcosa che ho aggiunto non venga rimosso o il contrario. Come dicevo però, secondo me la posizione dell'if attualmente migliore è all'esterno. Ora direi che direi che l'algoritmo ricorsivo è completo, non c'è bisogno di aggiungere altro. E se eliminiamo questi commenti, vedete che è estremamente compatto come codice. Adesso ci sono un po' di errori perché questi metodi non sono stati implementati. E questo codice cosa mi permette di fare? Mi permette di restituire tutte le soluzioni trovate che soddisfano il criterio del quadrato magico e le salva tutte all'interno di questo array solutions.
Un altro caso che poi vedremo è quello di ritornare invece soltanto una soluzione o ritornare il contatore delle soluzioni. Quindi, cosa facciamo adesso? Iniziamo a implementare questi metodi. Quindi, iniziamo da contains add remove public void add int numero number griglia punto add number lo stesso con remove public void remove int number griglia.remove number. Quindi semplicemente creiamo un wrapper sulle funzioni dell'ArrayList. Creare un wrapper significa nascondere alcune funzionalità dietro un contenitore più grosso, che in questo caso non fa nulla di più che richiamare il contenitore all'interno. Perché Square non è nient'altro che un wrapper, una classe wrapper su una lista. In questo caso, come contenitore, al suo interno non contiene soltanto la lista, ma contiene anche due numeri che sono n e n al quadrato. Poi vogliamo inserire anche il metodo contains, quindi public boolean contains int number, e questo semplicemente torna il valore di contains applicato sulla lista, quindi return griglia.contains number. Tutto chiaro fino adesso? Ok. Poi c'è il metodo più impegnativo, che è quello check magic const, quindi controllare se la somma è corretta, la somma delle righe, colonne e diagonali è corretta. Quindi public boolean check magic const, un metodo che non accetta, non prende nessun parametro perché abbiamo già tutto quello che ci serve. Abbiamo il famoso, abbiamo la lista, abbiamo n, non ci serve nient'altro. In realtà quello che possiamo fare qui è calcolarci quant'è questa costante magica, quindi int magic const, la creiamo lì e la inizializziamo all'interno del costruttore, quindi this.magic const uguale, abbiamo detto che è n per n al quadrato più 1 diviso 2. Quindi, check magic const, cosa devo fare? Devo controllo le righe, devo controllare le colonne e controllare controllare le righe, controllare le colonne e controllare le diagonali. In realtà all'inizio potrei fare anche un'altra cosa, ossia potrei fare un controllo sulla dimensione, perché prima di valutarlo vorrei essere veramente sicuro che la dimensione della matrice, che la matrice sia stata completata, che la griglia sia stata completata. Quindi potrei fare un griglia.size if griglia.size uguale a n2. In realtà sono interessato al contrario, cioè se griglia è diverso, griglia.size è diverso da n2, quindi, scusate, potrei mettere diverso qui. Allora return false.
Quindi adesso devo implementare diversi metodi per controllare, cerchiamo di fare il tutto il più modulare possibile, quindi un metodo per ciascuna specifica funzione, un metodo che mi controlla le righe, un metodo che controlla le diagonali e un metodo che controlla le colonne. Quindi check, rows, check, colonne, columns. E controlla diagonali, check diagonals. In realtà tutti questi ritorneranno un boolean, quindi facciamo una cosa alla volta. Scriviamo private boolean check rows. Return true, private boolean check columns, ritorniamo vero, sto solo mettendo dei placeholder giusto perché non mi dia troppi errori, private boolean check diagonals, return true. Quindi ovviamente qui dovrò mettere degli if, quindi if, check rows. Se scrivessi così entrerei nell'if soltanto se fosse vero, invece sono interessato a entrare nell'if se è falso, quindi ci metto un punto esclamativo di fronte. Quindi se check rows ritorna falso, entro nel ciclo e ritorno false, perché se è vero invece voglio continuare tutti gli altri controlli. Quindi lo stesso if check columns non soddisfa il criterio, allora return false. If check diagonals non soddisfa il criterio, return false. Se invece tutti i criteri sono soddisfatti, ritorno true. Tutto chiaro? Adesso mi devo occupare di implementare diversi controlli. È possibile provare a fare... Grazie. Sarebbe molto semplice se stessi utilizzando una matrice, perché nella matrice ho la notazione parentesi quadre, che mi permette di identificare in modo univoco un elemento. Purtroppo però stiamo utilizzando una lista, che di fatto è una struttura dati che... però c'è bisogno di... il codice diventa un pochino più complesso per identificare gli elementi all'interno di questa lista. Quindi vediamo se riusciamo a... rappresentazione grafica, ma ce la facciamo lo stesso. Faccio soltanto, provo, scrivo. Allora, queste sono le posizioni, la prima indica la riga, la seconda indica la colonna, che ci sono in una matrice 3x3. Quello che vogliamo fare è per prima cosa iterare su ogni riga e sommare il valore delle colonne. Quindi mi fisso sulla riga 0 e itero su 0, 1, 2 e sommo la prima riga. Poi mi fisso sulla riga 1, itero su 0, 1, 2, sommo la seconda riga e così faccio sulla terza. Quindi proviamo direttamente a farlo. Questa parte la lasciamo commentata, anche questa, giusto per averla come riferimento. Quindi crea un ciclo esterno, int i uguale a 0, i minore di n, i più più. Poi utilizzo una variabile
temporanea, temp. Faccio un ciclo interno con j int j uguale a 0, j minore di n, j più più. Mi spiace che questo codice sia molto simile al C, ma purtroppo non abbiamo grosse alternative in questo caso in Java. Se vogliamo risolverlo siamo obbligati a utilizzare un qualcosa di simile. Cosa facciamo? Temp più uguale, quindi il ciclo esterno rappresenta le righe, perché se vedete si parte da 0, poi andrà a 1, poi andrà a 2, che sono le righe. Il ciclo interno, quindi per ogni riga, itero sulle colonne. È per questo che inizializzo la variabile temp a 0 ogni volta che inizio con una nuova riga, perché voglio sommare tutte le colonne per ciascuna riga. Quindi in questo ciclo sto iterando su tutte le colonne per una determinata riga. Aggiorno temp e scrivo temp più uguale griglia.get, che è il metodo per ottenere un elemento in una determinata posizione. Cosa devo scrivere qui? I j, dovrei scrivere questa cosa tra parentesi, però siccome non abbiamo la possibilità di passare due valori ma uno solo, dobbiamo scrivere la seconda versione. Ricordatevi che c'è una corrispondenza 1 a 1 tra la prima versione e la seconda versione, e se ci pensate è anche abbastanza semplice. Quindi scriviamo i per n più j. Perché questo funziona? Perché, ad esempio, nel primo ciclo i è 0, i per n, quindi questo dà contributo 0, j invece avrà valore 0, 1 e 2, quindi itero sulla prima riga. Nella seconda riga i avrà valore 1. 1 per n è 3, vuol dire 3, 1 per 3 fa 3, più j che inizialmente sarà 0. Perché 3? Perché dovete pensare che questo è l'aspetto che ha una matrice, ma nel caso di un array, cioè di un array che al suo interno contiene una matrice, ho una notazione di questo tipo. Quindi questo elemento non è più 0, 0, ma è 0, 1, 2, 3, via dicendo fino a 8, perché è 9 meno 1. Quindi il 3 al suo interno corrisponde a 1, 0. Quindi i uguale a 1, j uguale a 0. Come facciamo a farlo diventare 3? Moltiplico 1 per 3 e aggiungo j. Quindi 1 per n più j. Vedete che è semplicemente una formuletta per ricondurci a questo valore. Alla fine di questo ciclo for interno, cosa devo controllare? Che temp sia uguale, quindi metto un if temp è uguale a magic const, dovrebbe chiamarsi così, magic const. Se è diverso, mi confondo sempre, se è diverso magic const, allora return false. Perché è inutile che faccia tutti i controlli se poi il primo è già sbagliato. Appena ne trovo uno sbagliato mi fermo. Questo mi permette di fare tutti i controlli su tutte le righe. È chiaro il meccanismo? Un pochino tecnico, C, però dovrebbe essere semplice. Facciamo la stessa cosa per le colonne. Se ci pensate, quello che differisce, cioè se voglio fare la somma delle colonne, è un po' come se guardassi la matrice ruotata di 90 gradi. Quindi quello che potrei fare è invertire i ruoli che hanno i e j. Quindi potrei copiare benissimo questo codice.
L'unica cosa che faccio è all'interno di questo temp più uguale sostituire il ruolo di i con il ruolo di i. Cerchiamo un attimo di riflettere sul perché questo funziona. Riprendo questo esempio. Funziona perché inizialmente i ha valore 0, quindi prima riga. In realtà sono invertiti, i ha valore 0, quindi i in questo caso si riferisce alle colonne. Quindi prima colonna, j si riferisce alle righe. J avrà valore 0, 1 e 2, quindi i è fisso, j va avanti. Posso sommare i valori di queste tre caselle, perché? Faccio più pratico. Quando i è a 0, j sarà 0, quindi andrò per forza nella prima. Quando i è a 0 e j sarà 1, andrò nella seconda, perché j è 1, 1 per 3 fa 3, più 0, perché i è a 0, fa 3, e 0, 1, 2, 3, quindi questo elemento qua. Quando j sarà a 2, ma i è ancora 0, sarà 2 per 3 che fa 6, più 0 che fa 6, contiamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi questo elemento qua. Quando i va avanti, mi sposto alla colonna successiva. Quindi la stessa cosa che facevo prima, soltanto che adesso la faccio sulle colonne, prima la facevo sulle righe, ho semplicemente invertito il ruolo di i e di j. Ultima cosa che devo fare è controllare le diagonali, quindi copiamo di nuovo questo schemino. Come si fanno a controllare le diagonali? Vedete che la diagonale principale è un pattern che è molto interessante, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Benissimo, allora mi basta un solo ciclo for int i uguale a 0, i minore di n, i più più. La formuletta l'abbiamo già calcolata, che è questa qui, quella di prima. Tanto che non abbiamo più i e j, ma abbiamo soltanto i, perché i è sia indice che delle righe che indice per le colonne. Dobbiamo soltanto inizializzare int temp uguale a 0, tmp, e poi alla fine facciamo il controllo che temp sia uguale alla costante magica. Se non è così, ritorniamo false. In questo modo abbiamo fatto la diagonale principale. Credo che questi controlli ci basterebbero per essere sicuri che il quadrato magico soddisfi i nostri criteri. Facciamo velocemente anche l'altro, così riusciamo a concludere poi il programma in tempo. Il controllo sulla diagonale secondaria è un pochino più difficile, perché vedete che un indice scende e l'altro indice sale, quindi sono opposti l'uno all'altro. Quindi quello che si fa è fare un ciclo che è discendente, quindi int i uguale a n-1, i maggiore uguale a 0, i meno meno. Temp lo ridefiniamo uguale a 0. In questo caso, allora, se i è uguale a 0, no, primo, si inizia con i uguale a 2, quindi semplicemente di sicuro avremo più i che mi rappresenta la prima parte. Come faccio per ottenere che mi rappresenta il secondo indice? Come faccio per ottenere il primo indice? È 0, io ho 2, quindi devo fare n-1, che è la dimensione, meno i. n3-1, che fa 2, 2-2, perché i è 2, fa 0. Se lo moltiplico per n, perché sapete che quello che moltiplico per n è sempre l'indice che mi dà le righe. Questa parte qua, n-1-i, mi dà lo 0, i mi dà il 2,
però siccome non posso utilizzare la notazione tra parentesi quadre perché non è una matrice, è un array, devo trasformare il primo indice che mi indica le righe in un indice assoluto e quindi devo moltiplicarlo per n. È un pochino contorto, però se ci pensate la formuletta, se la calcolate, dovrebbe dare il risultato corretto. Allora, qui tutto dovrebbe essere pronto, vediamo se funziona. Ridefiniamo soltanto un metodo toString che mi stampi la lista, quindi public string toString. Voglio semplicemente che mi ritorni la griglia stampata. Non sarà bellissima a vedere, ma è veloce. Quindi siamo nel model, dovremmo aver implementato tutti i pezzetti che ci servono. Andiamo nel test model, otteniamo una lista di soluzioni, controlliamo se solutions è diverso da null. Se è diverso da null vuol dire che ho trovato una soluzione, quindi trovata almeno una soluzione. Se invece è uguale a null, nessuna soluzione è trovata. Quindi, verso null vorrei anche fare un ciclo. Sulle diverse, facciamo un ciclo for avanzato, sulle diverse soluzioni, quindi for square s due punti solutions, system.out.println s.toString. Quindi chiamiamo il metodo toString su s. Adesso, se siamo fortunati, abbiamo fatto le cose correttamente, avviandolo. Forse funziona. Non funziona. Index out of bound exception 9 di 9. Perché quando aggiungi ma rimuovi dovrebbe essere questo. Fatemi solo controllare. No. Allora, pensiamo un attimo. La cosa più semplice quando ci sono errori di questo tipo, che si può fare, è aggiungere una stampa. Ovviamente un'alternativa è il debugging. Altrimenti è possibile aggiungere una stampa all'inizio della funzione, questa stampa verrà eseguita sempre, e stampiamo square.toString, così cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Ora vediamo che si parte dall'array vuoto, inserisco 1, 2, bla bla, arrivo fino a 9. A questo punto dovrei rimuovere però qui se scrivo number-1 dovrebbe funzionare perché rimuove quello Controllo solo se è qualcosa di semplice che mi è sfuggito, altrimenti lo vediamo poi la prossima volta. Ah sì, scusatemi, ovviamente, perché se rimuovo in posizione. Ora,
Se dico di rimuovere, cosa rimuovo? L'oggetto in posizione, potrei rimuovere due cose, o l'oggetto stesso oppure l'oggetto in posizione iesima. Qual è la posizione iesima? È lo step. Quindi remove step. In square, remove int pose, quindi griglia, punto remove int index pose. Quindi rimuovo l'ultimo elemento inserito, che è quello che si trova in posizione pos. Ecco, ora funziona, il problema è che ci stampa tutte le possibili soluzioni. Quindi eliminiamo la stampa di debug che abbiamo inserito nella funzione ricorsiva. Trovate almeno una soluzione, non ci stampa nulla. Vabbè, non siamo, no, la stampiamo qui. Poi nel codice che vi carico su GitHub vi evidenzio quali sono le modifiche. Ecco, questo qui, avendo messo la stampa lì, vediamo che ciò che è stampato, questi qui sono tutti i quadrati magici trovati, che sono quelli che hanno soddisfatto il criterio, e molto probabilmente qui non stampa nulla perché stiamo inserendo il riferimento non copiando gli oggetti, però vi correggo l'errore e poi ve lo dico corretto. Buona serata e ci vediamo domani.